certo non si pensa in modo razionale. Io ho preso dei piatti che erano comunque nell'armadio in alto, cioè senza senso. Ho preso un po' d'acqua, un po' di frutta, dei libri della figliola per fare 25 metri e l'acqua era già arrivata ai ginocchi. È stata una serata ricca di emozioni, ma anche di buona musica e soprattutto per un fine importante. Non dimenticare quanto successo a Campi Bisenzio lo scorso 2 novembre. All'appello di Stefano Massini e Piero Pelù hanno risposto tanti artisti, a partire da Gianni Morandi, che ha aperto la serata al Tuscany Hall a Firenze. 1500 persone per Toscana and Friends Ricominciamo, evento per la raccolta fondi da destinare alle popolazioni toscane colpite dall'alluvione, ma non solo. Una serata pensata per tenere sempre accesi i fari su quanto successo alle porte di Firenze. L'evento è stato condotto anche da Fiorella Mannoia. Un appello forte è stato fatto al governo perché non si dimentichi di quel territorio. Morandi e Massini hanno fatto proprio il nome della Meloni. E proprio dal governo ci saremmo aspettati di più, ha detto il presidente della regione toscana, Eugenio Giani. Un filmato, all'inizio della serata, ha ricordato quelle tragiche ore in cui l'acqua saliva e si portava via tutto. Tra gli artisti, Paolo Iannacci, Dolce Nera, Paola Turci, Irene Grandi, Marco Masini, la banda Bardot, Francesco Gabbani, che ha ricordato le due alluvioni subite dal negozio dei suoi genitori a Carrara. Alla fine della serata un bilancio più che positivo, raccolti 70.000 euro. Imagine there's no heaven. Oh yeah. It's easy if you try. Oh no, don't go. No hell below.